con il presidente della settima circoscrizione, Daniele Fabiani. Cortona e quindi la Valdichiana torna ad ospitare un importante evento del Lion. Sì, per noi è un piacere e un onore aver ricevuto da parte del governatore Maria Raffaella Lombardi l'invito ad organizzare questo evento a Cortona dopo tanti anni. Quasi 200 soci Lions da tutta la Toscana oggi sono intervenuti nella nostra bella città, in questa splendida cornice, per affrontare i temi che appunto il governatore ora ci illustrerà. Sì, noi chiaramente come Lions abbiamo il desiderio e la volontà, che ormai è già nota, di stare vicino alle nostre istituzioni, perché lo stare vicino alle istituzioni ci consente di conoscere meglio i territori e quindi di essere portatori dei bisogni per i territori. Noi abbiamo quest'anno fatto un percorso che è un cosiddetto percorso etrusco in occasione delle nostre distrettuali. Abbiamo iniziato da Siena, oggi siamo a Cortona, ben lieti di avere tante persone che ci seguono poi andremo a Volterra e dopo Volterra ci sarà Fiesole. Quindi proprio abbiamo fatto il cosiddetto percorso etrusco.